Benissimo, allora adesso facciamo l'ultima sezione, entrando nel merito effettivamente di che cosa è EXARC e di che cosa sono i musei archeologici all'aperto. Come vedete, questa presentazione è in inglese perché si tratta di un lavoro di Roland, di cui io ho preso alcune parti e le ho riassemblate per riagganciarmi al discorso che è stato fatto prima. Lo lascio in inglese e comunque commenterò in italiano, ovviamente. Che cosa sono i musei archeologici all'aperto? Un po' l'abbiamo visto. Adesso entreremo anche più profonditamente anche nel sito di EXARC per capire come funziona il network e quali sono le modalità di interazione. EXARC è dappertutto. È un network che ha più di 200 membri. Peraltro, negli ultimi anni abbiamo avuto un'impennata dei membri, anche istituzionali. È una realtà che porta insieme a discutere, a parlare, a scambiarsi esperienze, veramente diversissimi ambiti di applicazione, e trae proprio il proprio nutrimento dallo scambio continuo e dall'arricchimento che si ha tramite il confronto. Questo è importante da dire, perché un'ottica internazionale e di network si basa su questa visione. Non c'è l'intento di salvaguardare o darsi una referenzialità intrinseca di una realtà. Si tratta proprio di valorizzare lo scambio e di crescere tutti. Ha quattro gambe, EXARC, dice Roland. Il primo è quello proprio che abbiamo visto fino adesso, quello dei musei archeologici all'aperto. Ma come abbiamo visto, EXARC è anche l'attività di sperimentazione in archeologia. Ma non solo, come abbiamo visto prima, si tiene presente anche quella che è la tecnologia antica, in tutte quelle che possono essere anche le ricadute dal punto di vista anche, per esempio, della creazione di gadgets all'interno del museo archeologico all'aperto. E poi si occupa anche di quella che è l'interpretazione, interpretazione che usualmente viene fornita tramite un legame diretto, una tu per tu con il pubblico, delle volte anche coinvolgendo direttamente le persone. Quindi queste sono le quattro gambe su cui si muove EXARC. In questo schema vediamo su ogni punto giallo tutti i membri di EXARC in Italia, solo quelli istituzionali ovviamente. Come vedete sono molti. Ci sono alcune aree dell'Europa che non sono tanto coperte, principalmente per motivi di ordine linguistico. Come vedete, la Francia è quasi del tutto sfornita di membri, non perché non ve ne siano, a parte Guédelon che è entrata a far parte da poco nel network, ma perché ogni nazione in realtà ha un'esperienza di musei archeologici all'aperto, laddove non è stato possibile creare un dialogo con una lingua comune. Ovviamente i legami sono più difficili. La lingua che si parla in EXARC è l'inglese. La presentazione che io adesso vi faccio vedere è tratta dall'analisi, diciamo la divulgazione dello studio che ha fatto Roland, che vi mostravo prima, che fornisce un'analisi di quello che è il fenomeno dei musei archeologici all'aperto, fornendo anche degli strumenti di management del museo archeologico all'aperto e alcune prospettive da tenere presenti proprio per riuscire a rendere effettiva ed efficace la gestione di un museo archeologico all'aperto. Quindi oggi adesso vi faccio vedere il lavoro di Roland, spero di riuscire a renderlo come merita. Abbiamo visto che nella definizione che si dà di musei archeologici all'aperto, che si danno loro stessi i medesimi, in realtà la definizione museo archeologico all'aperto spesso e volentieri non esiste. Quando si è creato il network, si è visto che, per esempio, in Inghilterra si usavano diversi termini: centro, fattoria, parco, villaggio, in Germania museo, parco,
in Francia presto sito, parco archeologico archeosito, la traduzione del danese, che non so come si pronuncia, significa laboratorio storico, quindi dà l'idea proprio di entrare a contatto con la storia. E anche nell'altra definizione, sia della Svezia che dell'Olanda, vedete c'è per esempio campo, museo, centro. E finalmente in Svezia l'ultimo è proprio museo archeologico all'aperto, quindi si sta incominciando a utilizzare il termine tradotto da quella che poi in effetti è stata la definizione exarch del fenomeno. Quindi il museo archeologico all'aperto, la realtà dei musei archeologici all'aperto, non sapeva nemmeno come definirsi inizialmente. Se noi guardiamo le date di fondazione dei musei archeologici all'aperto e il numero, noteremo che, come abbiamo detto prima, c'è stato un qualcosa all'inizio del Novecento, c'è stata una fase abbastanza importante negli anni 20 e negli anni 30, che poi è andata scemando, risalendo negli anni 60 con la spinta della ricerca scientifica e raggiungendo il picco, come vedete, negli anni 90. C'è adesso una decrescita nella fondazione di nuovi centri, però sono effettivamente moltissimi quelli che sono aperti e che vengono gestiti in modo abbastanza produttivo. Appunto, come dicevamo prima, i temi che Roland ha rintracciato nella storia, nella creazione di musei archeologici all'aperto, abbiamo visto che dalla fine dell'Ottocento c'era questa area di romanticismo, quindi di visione fantasiosa del passato, ricreata tridimensionalmente come scenografia, però un'autorappresentazione, un'autogiustificazione. Questo non significa che sia un fenomeno che è finito. Vi mostro questa immagine dove si vede la regina di Danimarca, che è protettore ufficiale di Laire. Quindi laddove la rappresentazione del passato unita alla scienza ha incontrato il favore dei regnanti, le cose stanno andando molto bene, direi. Sapete che in Danimarca le monete di carta hanno gli oggetti litici rappresentati, quindi l'identità nazionale viene riconosciuta immediatamente con la propria storia e la propria archeologia. Stiamo parlando quindi di una nazione dove la politica culturale utilizza in modo cosciente la storia della propria nazione. Come vi dicevo prima, negli anni 20 c'è stata la creazione di queste due capanne Unterhuldingen, che originariamente risentivano ancora di quello che era lo spirito romantico, anche se lentamente, con il corso degli eventi, questa autorappresentazione è evoluta sempre di più verso una rappresentazione di ordine di giustificazione razziale, quindi come ambito, diciamo, dell'origine della razza che in quel momento a livello politico ha bisogno di essere rappresentata in modo molto forte. E come vi dicevo prima, è venuta poi, quando effettivamente il nazismo è andato al potere, una strumentalizzazione evidente ed esplicita di questi centri come appunto una giustificazione della purezza della razza, e vi è stato proprio un passaggio della terminologia utilizzata. Non erano più abitanti del villaggio, erano soldati che abitavano nel villaggio. La strumentalizzazione è assolutamente evidente ed è stata molto importante nella storia di questi siti. E possiamo ovviamente immaginare il declino che è avvenuto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per quanto concerne ovviamente la Germania. Non è l'unico centro che è stato creato in quel periodo, ce ne sono almeno altri tre che sono stati creati proprio con questa finalità. Sono stati poi peraltro utilizzati come set cinematografici, quindi è stata fatta una divulgazione molto attenta in realtà, molto mediaticamente finalizzata di queste risorse. Ovviamente l'utilizzo dei reperti archeologici era più che altro appunto scenografico,
si faceva riferimento appunto ad ambiti etnografici senza giustificazioni, però l'utilizzo è avvenuto e non possiamo appunto far finta che non sia stato così. Vorrei porre l'accento sul fatto che questo è avvenuto anche in Italia. Qualcuno mi chiedeva come mai in Italia non fossero così tanto presenti delle ricostruzioni tridimensionali del passato. Possiamo trovare semplicisticamente anche la motivazione nel fatto che è avvenuto anche in Italia, nell'epoca del fascismo, una autorappresentazione tramite l'antico di quella che era la giustificazione del potere in quel momento. È stata fatta una tesi, peraltro, che non ho ancora avuto la possibilità di leggere, sull'utilizzo delle rievocazioni storiche durante il fascismo. Credo che sia molto interessante per chi si occupa di ricostruzioni tridimensionali di elementi del passato in Italia approfondire questo tema. E non si può neppure fingere di ignorare che in alcuni ambiti, laddove forze politiche che sono alla ricerca di giustificazione hanno necessità di essere rappresentate tramite la storia, diciamo siano molto comuni rievocazioni storiche che fanno appello a una certa etnia presente nel passato o appunto strumentalizzazioni magari più sottili che però comunque hanno una finalità in alcuni casi cosciente, in alcuni casi poco consapevole di autorappresentazione. E io credo che chi si occupa di ricostruzioni storiche, archeologiche e anche di living history e di reenactment lo conosce molto bene come tema questo. È un tema che non deve destare preoccupazioni in ogni caso, perché usato con consapevolezza non fa danni. E questo ha consentito anche alla Germania di diventare il paese europeo con più musei archeologici all'aperto attualmente. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo detto che esiste questa spinta grandissima per la creazione di nuovi musei archeologici all'aperto, che è quello della scienza, della ricerca scientifica. Vi faccio vedere questo titolo di libro dove si dice, come abbiamo già detto prima, che una ricostruzione non è un esperimento. Come dire che anche a livello di divulgazione si è avuta l'attenzione di, come dire, screditare la certezza di alcune rappresentazioni basate su reperti archeologici, proprio anche per limitare l'utilizzo che se ne poteva fare, quindi anche per limitare la strumentalizzazione. Paradossalmente è più scientifico distruggere una capanna che costruirla. Qui vediamo un incendio relativo alle capanne di Laire, perché la casa che aveva costruito Hans Ole Hansen alla fine degli anni 50 è stata successivamente distrutta tramite il fuoco, quindi con un incendio, e dopo oltre 20 anni è stata scavata per poter restituire dati sull'interpretazione del dato archeologico, quindi per verificare in che modo, ovviamente è stata documentata molto attentamente sia prima dell'incendio sia dopo con lo scavo archeologico, per poter dare ancora più informazioni sulla lettura del dato archeologico. Come vedete, questa è una pubblicazione che ha fatto l'AIRE proprio su questo genere di esperimenti, che ci dà un'importanza sulla lunga durata di un museo archeologico all'aperto, quello di non volere mai disconoscere anche la distruzione, come è avvenuto anche per esempio al Montale, no? Che le due capanne sono, ahimè, state distrutte da un fuoco anche lì. In questo caso è stata data la possibilità anche alla comunità scientifica di giovarsi di un evento che originariamente, insomma, non aveva sicuramente avuto un ambito positivo di applicazione. Peraltro è un esempio molto utile perché la pubblicazione è stata scritta in lingua inglese, contiene anche un video e permette un po' a tutti, anche a chi non si occupa di archeologia, però di capire che cosa succede se si fa archeologia sperimentale. Quindi avere il coraggio di distruggere quello che si è creato per acquisire conoscenza sostanzialmente. Sempre lo stesso tema torna. Andando avanti, avete visto, negli anni 90 c'è stata questa grandissima impennata nella creazione di musei archeologici all'aperto
perché si è avuto una coscienza nuova di quanto potessero essere utili a livello didattico le attività proprio di mani in pasta, come vediamo in questo caso. Cioè, la competenza intellettuale che si cercava di far passare attraverso le attività didattiche ha utilizzato un nuovo mezzo, quello della competenza artigianale, fisica. L'attività fisica intesa come strumento per poter far passare una conoscenza, una nozione. Quindi si è spostato, diciamo, la finalità dell'attività didattica tramite l'uso di un altro mezzo, che è quello dell'educazione. E devo dire che la maggior parte dei musei archeologici all'aperto, che attualmente sono aperti e sono funzionanti, al 95% dei casi come pubblico proprio le scuole, che vanno a svolgere attività didattiche che sono integrate all'interno del curriculum scolastico. E questo è un tema, come vi dicevo, che non, come gli altri temi, non viene mai a mancare all'interno di un museo archeologico all'aperto. E qui passiamo invece alla parte, diciamo, che è più accessibile a chiunque, che è quella del turismo esperienziale. Sì, perché non è soltanto un modo per far arrivare una nozione, per far interessare la storia o un modo per dimostrare l'utilizzo di alcuni strumenti di ricerca, ma è anche un meraviglioso modo per essere coinvolti, per esempio, in un giorno di sole, perché si tratta di attività all'aperto, insieme alla famiglia. Ha una incredibile ricaduta dal punto di vista turistico e i musei archeologici all'aperto oggi si sono resi conto che il loro pubblico in realtà non è più di status culturale elevato come può essere quello che usualmente si reca presso un museo classico, ma presuppone l'arrivo di generi diversissimi di pubblico, di visitatori. E quindi anche in questo caso, negli ultimi casi, ci può essere anche l'utilizzo delle tecniche diciamo di divulgazione attiva e di coinvolgimento intesi proprio come principalmente finalizzati al turismo. Non possiamo fingere che non sia una risorsa turistica un museo archeologico all'aperto. L'ultima cosa è quella della rievocazione storica, un tema che è molto importante e credo che debba avere anche in questo caso un approfondimento, un approfondimento di genere quasi di tecnica di comunicazione. Diciamo. Nei musei archeologici all'aperto di Exarch l'utilizzo della living history è quasi ovunque. Consente al pubblico di essere immerso fisicamente non solo in una realtà ricostruita tridimensionalmente, quindi per quanto riguarda appunto le strutture, le case, gli oggetti, ma quello di avere anche una visione coinvolgente delle persone che potevano essere vissute nel passato. Ovviamente Exarch, quando si pone in atteggiamento di utilizzo della living history, si pone anche, diciamo, dei problemi. Usualmente in un museo archeologico all'aperto, per utilizzare quella che viene denominata live interpretation, cioè l'interpretazione dal vivo del passato, quindi attraverso l'essere umano in quanto tale, come risorsa, viene fatto uso di persone che hanno acquisito competenze in merito, che siano in grado di stimolare il visitatore ad essere più interattivo, quindi a fare più domande, ad essere più incuriosito che soddisfatto dell'esperienza del visitatore. E diciamo uno dei metodi che viene utilizzato appunto per aumentare la possibilità di porgere un'esperienza importante per il visitatore e soprattutto in linea con quanto si vuole comunicare a livello di museo archeologico all'aperto è quello di verificare gli scripts, che sono praticamente una serie di informazioni scritte che si chiede al rievocatore di poter porgere al pubblico.
In realtà in Italia è difficilissimo ancora l'uso di questo mezzo di comunicazione. Attualmente se ne fa più uso in altri ambiti, quindi nei musei diciamo tradizionali o in eventi particolari. È vero che si è finalmente capito che è una incredibile risorsa e che ha delle ricadute veramente importanti a livello di indotto. Un evento di living history e di reenactment effettuato magari una volta all'anno all'interno di un museo archeologico all'aperto dà effettivamente una visibilità notevole, attira moltissime persone e di conseguenza sul territorio limitrofo ha un indotto effettivo. Quindi è uno strumento notevole. In alcuni casi in Europa sono proprio i gruppi di rievocazioni che sono riusciti a realizzare un museo archeologico all'aperto. E idealmente, effettivamente, un museo archeologico all'aperto è la casa ideale del rievocatore, perché ovviamente avrebbe tutto quello che gli serve per poter rivivere il passato che vuole rievocare. In Italia conosco varie realtà che stavano cercando di realizzare questa esperienza, ma non credo ad oggi che ce ne siano di già realizzati, è un vero peccato. Comunque il discorso della living history e del reenactment con Exarch è stato analizzato soprattutto, come vi dicevo prima, a livello di tecniche comunicative. Vedremo dopo come siamo entrati in contatto con un'associazione internazionale che si occupa di museum theater, cioè dell'utilizzo delle tecniche teatrali come strumento di valorizzazione e di divulgazione. L'interazione con il pubblico nel museo archeologico all'aperto può avvalersi di mezzi tradizionali, come in questo caso un'audioguida in un pannello. Magari appunto in stagioni spalla, dove non ci sono i rievocatori, ma principalmente, come sottolineo nuovamente, la cosa che si valuta come più effettiva è proprio il rapporto tu per tu. In questo caso vedete un rievocatore che dimostra una tecnica produttiva e il pubblico chiede, fa domande, per cui bisogna utilizzare sempre persone che sanno quello che fanno e che sanno soprattutto qual è la mission del museo archeologico all'aperto. Ma in ogni caso è questo che il pubblico richiede. È questo coinvolgimento, questa possibilità di interagire direttamente con il passato che sta venendo alla luce, è già venuta alla luce da qualche decennio e credo che ormai sia una cosa assodata. Quindi, se noi mettiamo in paragone direttamente il museo tradizionale con il museo archeologico all'aperto, vediamo che il museo tradizionale ha come finalità quello di collezionare, di raccogliere materiale, quello di conservarlo, di preservarlo, di tutelarlo e poi, qualche volta, di presentarlo al pubblico, cioè di farlo fruibile, renderlo fruibile al pubblico. Conosciamo tutti molto bene in Italia quelle che sono difficoltà relative anche a un ruolo di questo genere. Le istituzioni museali di oggi in Italia fanno molta fatica a riuscire a presentare, fanno già fatica a collezionare, a conservare. Figuriamoci insomma a presentarli, insomma, siamo tutti nella stessa barca, dicevamo prima. Invece il museo archeologico all'aperto come finalità ha quello di educare il pubblico. La presentazione del patrimonio intangibile è la seconda finalità, ma non è staccata dalla prima. L'esperimento molto spesso è una finalità. Il punto 4 che vorrei mettere soprattutto in evidenza per chi usualmente quando si tratta di cultura storce il naso pensando che si tratti di cose noiose che sono gratuite e per questo non sono valutate e non producono ricchezza, invece il museo archeologico all'aperto può effettivamente diventare un ambito commerciale e si sta verificando veramente un'impennata notevole di interesse sulle attività che vengono svolte e i servizi che vengono svolti. Vi faccio soltanto l'esempio, come al solito, di Laire, scusate, evidentemente si capisce che per me è un posto speciale. A Laire vengono vendute, per esempio, delle attività di team building,
ispirate appunto delle attività esperienziali basate sul passato alle aziende. E la live interpretation, come dicevamo prima, non è più possibile lasciare da solo il visitatore davanti alla bacheca, ma è sempre più valida l'opportunità di avere delle risorse umane che si occupano di questo aspetto. Si parlava stamattina della possibilità di creare dei posti di lavoro. Sono già stati fatti dei corsi di formazione sulle tecniche comunicative in ambito della live interpretation. È stato fatto un corso all'IBC qualche anno fa, in Emilia-Romagna, sul tema. Non è detto che non sia possibile valutare l'importanza della risorsa umana in questo ambito anche nelle realtà italiane. Bisogna sapere che è una necessità. Adesso passiamo effettivamente a dire, bene, ok, dopo tutto questo Exarch cos'è? Exarch è una fonte veramente inesauribile di risorse per chi si vuole occupare di musei archeologici all'aperto, attività sperimentali, come abbiamo visto, tecnologia antica, live interpretation. Come? Ha diversi strumenti. Uno di questi è il journal. Il journal è praticamente una pubblicazione che fino a pochi anni fa aveva un numero annuale, dove venivano pubblicati articoli di varie entità sulla divulgazione museale attiva, sulla sperimentazione, su progetti europei, attività didattiche, tutti i temi di cui abbiamo trattato in tre lingue. Da poco tempo, dal 2011, si è scelto di cambiare la modalità di fruizione del journal, che è consultabile online e viene redatto e stampato su carta un digest dove vengono illustrati gli articoli, diciamo, più significativi. Ogni membro di Exarch li riceve in cartaceo. È un'occasione molto valida per poter dare la possibilità di condividere le varie esperienze, i problemi, le discussioni, le esperienze che si vengono a creare all'interno del network, nelle singole realtà. Un'altra cosa che viene fatta da Exarch annualmente e delle volte anche più volte all'anno è una conferenza, un meeting su un tema specifico. Usualmente ovviamente si migra da una nazione all'altra dell'Europa, dove si trattano dei temi ovviamente riferiti all'ambito di ricerca. L'ultima che c'è stata è stata a Burgos, proprio sull'archeologia sperimentale, quindi il dialogo con la scienza all'interno del progetto europeo LiveArch. Qui, se volete poi dare un'occhiata, vi ho portato gli ultimi 4 digest. Eccolo qua. Intanto qui vedete le copertine. Ecco. Adesso vediamo se funziona il sito. Io direi che potremmo fare un web surfing nel sito, che effettivamente è la risorsa primaria. Ovviamente io oggi vi mostro soltanto le cose raggiungibili dal pubblico, mentre per i membri esiste una sezione privata dove sono online anche i documenti relativi proprio allo svolgimento delle attività istituzionali di Exarch come network. Vediamo se va così. No. Eccolo qua. Allora, come vedete, è un sito molto strutturato. Se andiamo a vedere la pagina dei membri, se ci va, eccolo. C'è l'ultimo membro, gli ultimi membri che sono entrati a far parte del network. Per esempio ce n'è uno italiano, vedete? Qui sotto potete vedere anche il numero dei membri che si sono iscritti negli ultimi anni. Gli institutional members sono i musei, vediamo se ci va. Ecco, dove c'è la pagina che avete visto prima in diapositiva. Per ogni sito, vediamo un po' qual è che volete vedere. Andiamo a vedere Valsenales.
esiste una scheda dove viene descritto sia, diciamo, nelle sue caratteristiche tipologiche, sia nelle attività che si portano avanti, con tutte le indicazioni per rimandare al sito del museo, ma anche la collocazione, per esempio, in Google Maps per avere un'idea di dove si trova. E questo per tutti i membri. I membri individuali, come vi ho detto prima, eccoci qua, siamo tutti qui, sono, ci sono anch'io con una foto vecchissima, sono tutte persone che hanno delle competenze che hanno speso, che stanno spendendo, che si stanno formando nell'ambito dei musei archeologici all'aperto. Quindi possono essere artigiani, possono essere live interpreters, progettisti, c'è di tutto di più. Per diventare un membro c'è un'iscrizione che si fa a seconda della tipologia e ovviamente entrando a far parte del network, oltre alla possibilità di leggere il digest integralmente sul sito, viene data la possibilità di partecipare a tutte le attività che svolge EXARC nel corso degli anni ed anche quella di contribuire. Quindi per esempio in conferenza tutti i membri sono invitati a partecipare e a fornire il loro contributo. Nel caso di progettazione a livello progetti europei, altrettanto. Per quanto riguarda la progettazione a livello europeo, ormai ne abbiamo fatti uno, due, tre, e questo è il quarto, come vedete qua. L'ultimo, che è probabilmente quello che più rispetto agli altri si muove sull'ambito della qualità come servizio fornito da parte dei musei archeologici, ha portato avanti dei discorsi oltre alla possibilità di approfondire il legame e l'utilizzo della live interpretation e del dialogo con la scienza, ha avuto anche la possibilità di produrre, perché sapete che adesso non so, sapete che bisogna comunque dare visibilità al lavoro che si fa quando si partecipa a un progetto europeo, di quest'ultimo libretto, che è la summa praticamente dell'esperienza dei 10 partners su quella che è la strategia di comunicazione di un museo archeologico all'aperto. In questo meraviglioso lavoro, ve lo mostro perché è uno strumento tecnico che è il frutto del lavoro del network, che viene ovviamente posto a servizio di tutti, dove si studia come comunicare il museo archeologico all'aperto. Quindi partendo dalla risorsa umana, quindi capite che non è soltanto uno strumento tecnico, fate così, non fate così, ma anche valutate le vostre persone, sappiate che le persone che vengono al museo vogliono incontrare una persona vera, no? Quindi state attenti a chi ci mettete o scegliete bene. Come deve essere chi fa il compito del digital PR? Come si strutturano le public relations? Come strutturare il SEO del sito del museo? Sono molto carini questi do's e don'ts, cioè tutte le informazioni che nell'esperienza di EXARC si è avuto modo di verificare che è meglio non fare perché hanno una ricaduta negativa sulla visibilità del museo, e tutti quelli che invece sono dei trucchetti di, non so, acquisire più visibilità. Come si struttura l'immagine sul digital web? L'uso dei social media. EXARC è visibile anche sui social media, vedremo dopo. Come, per esempio, una cosa che a me interessa moltissimo, il gadgeting, cioè come realizzare degli oggetti che devono essere posti in vendita nel museum shop, che abbiano effettivamente un significato, che siano di successo. Usualmente il museo archeologico all'aperto si regge sulle proprie possibilità di entrata, per cui
il negozio del museo è importantissimo. Come strutturare anche i volantini e tutto il resto, quindi tutto il cartaceo, i gadget, diciamo, di pubblicità, i souvenir, come vedete che belli che sono le riproduzioni vendibili. Ecco, questo a me invece piace moltissimo, come interfacciarsi con chi viene a fare film, filmati, video. Abbiamo visto nel corso degli anni che, considerata la sottigliezza, insomma, del patrimonio intangibile che si vuole porgere al pubblico, lo strumento ideale adesso è il video. E quindi qua, per esempio, è molto interessante vedere il legame che c'è tra Fotevikin e alcuni registi. Fotevikin è un museo archeologico all'aperto in Svezia che ha ricostruito un villaggio vichingo con dei produttori cinematografici che utilizzano il museo archeologico all'aperto come set. Quindi non è utilizzato in modo, come dire, svalutativo dell'ente, ma anzi è stata creata proprio una proficua collaborazione. Sono tutti esempi che possono dare degli input notevoli. L'ultima cosa che voglio dirvi di questo libretto è che è entrato nel network e fa parte da quest'anno l'University of Exeter, cioè l'Università di Exeter, fa parte di XARC. E in questo ambito sta portando tutta l'esperienza di 50 anni di insegnamento, insomma, della disciplina all'interno del network. Questo per mostrarvi l'ultimo prodotto del progetto europeo che si sta svolgendo. È un progetto quinquennale, quindi finirà nel 2015. Torniamo alla presentazione. Appunto, come vi dicevo prima, l'esperienza con i progetti europei ha fatto sia modo che noi riuscissimo ad acquisire il Culture Program, ma anche i Lifelong Learning Program, che sono destinati all'educazione degli adulti. Quindi sono dei progetti piccoli che vedono come finalità quello di far viaggiare all'interno di istituzioni, che sono in questo caso all'aperto, degli adulti che vanno ad acquisire delle competenze specifiche. Per esempio, a Modena, l'ultima volta, l'ultimo incontro che è stato fatto proprio sull'acquisizione delle tecniche di fusione. Ecco qua, questo era il sito che avevo fatto per Communication Strategies. Vedete che il lavoro che si fa è un lavoro di squadra. Sono tutti musei partners del progetto europeo che collaborano per trovare la strategia migliore. Open Archaeology, di cui vi parlavo prima, è un'altra notevolissima risorsa di EXARC, che trovate dentro sempre al sito di EXARC, ed è una mappatura il più possibile aggiornata. In realtà adesso dovranno essere inseriti almeno 200 altri ingressi, di tutto quello che è una ricostruzione tridimensionale ispirata o basata su reperto archeologico o dato archeologico in tutto il mondo. Per ogni singolo punto che vedete qua nella mappa c'è una scheda simile a quella che avete visto prima, ma soprattutto Open Archaeology è anche un incredibile database di bibliografia sull'archeologia sperimentale, musei archeologici all'aperto. Ci sono più di 9.800 titoli. È una bibliografia, quindi non c'è la possibilità di leggerli, tranne alcuni ovviamente che sono dentro il sito di EXARC, però per chi vuole intraprendere appunto una ricerca di qualsiasi genere, c'è un motore di ricerca molto potente e quindi è uno strumento notevole per chi vuole approfondire, anche studenti o interessati di vario genere. Come vi dicevo, sui social media EXARC è attivo su LinkedIn, Twitter e Facebook ed è uno degli strumenti che si utilizzano con più facilità, ovviamente più velocità. È uno strumento che fa parte dell'attività quotidiana di EXARC, dei propri membri, e viene utilizzato ovviamente anche dai membri stessi.
EXARC poi appunto non è isolata, si tratta di una rete, per cui è in relazione anche con altre organizzazioni internazionali o nazionali che si occupano sia di cose diciamo simili alle attività che fa EXARC, sia di servizi che vanno ad integrare l'esperienza di EXARC. Tra questi mi piaceva farvi vedere IMTAL, che vi dicevo prima, è un'associazione internazionale che si occupa proprio delle tecniche teatrali applicate alla divulgazione attiva, quindi alla valorizzazione. Abbiamo fatto una conferenza molto interessante in Svezia riguardo a questo tema, insieme ad IMTAL Europe, e la tematica è veramente interessante, ha restituito moltissime informazioni, moltissimi strumenti che i musei archeologici all'aperto stanno già mettendo in pratica. Questo per farvi capire che l'intento di EXARC è quello di collaborare. Bene, The Dark Side. Sì, che bello, tutto bello, com'è bello. Insomma, è vero che è sicuramente molto utile entrare in contatto con chi è diverso da noi, chi viene da altre nazioni, chi ha esperienze diverse. Se la finalità è quella di comunicare, sia solo che da guadagnare da un contatto di questo genere. Ma è vero che nei musei archeologici all'aperto esistono dei problemi oggettivi. Sono emersi nel corso degli anni dei problemi di ordine gestionale, di ordine concettuale, di ordine economico, molto importanti. Per cui esiste una dark side. Esiste una dark side che però viene ovviamente analizzata, studiata nell'intento di poterla superare in qualche modo. Per esempio, le sfide che sono state stabilite nell'ultimo think tank di EXARC erano che in realtà un museo archeologico all'aperto, se ha un grande valore, per esempio nella ricerca delle tre sfere che abbiamo visto prima, non è automatico che possa garantire per l'educazione e il turismo lo stesso servizio. Bisognerebbe cercare di avere un bilanciamento tra le cose, ma è molto difficile. Il linguaggio, ahimè, immaginatevi mettere insieme delle realtà provenienti da regioni molto disparate dell'Europa e cercare di parlare un linguaggio comune. Anche se si parla in inglese, molto spesso questa è una cosa difficile. Sapete già le difficoltà che ci sono all'interno, per esempio, dell'Italia quando si dice archeologia sperimentale, immaginatevi cosa può accadere quando ci si cerca di confrontare con delle realtà diverse. Quindi speak the language è una cosa abbastanza difficile. È una cosa che è abbastanza difficile riguardo per esempio dei network in lingue che non riescono a utilizzare lingue diverse rispetto alla propria. Quindi in alcuni ambiti non riusciamo a stabilire un contatto che possa essere produttivo per entrambe le parti. A lack of intellectual development. Non è ancora, essendo nuova questa disciplina, essendo nuovo questo museo, non è ancora esistente effettivamente uno sviluppo intellettuale come dire, unico. È ancora in fase di assestamento. Una delle sfide più grandi che si pongono tutti i musei archeologici all'aperto in tutto il mondo, credo, è quello di avere un management efficace. Non è facile gestire un museo archeologico all'aperto. Quello che si è evidenziato nell'analisi che ha fatto Roland è che spesso esiste quella che lui chiama la founder syndrome, la sindrome del fondatore. Cioè, delle volte capita, anzi, è quasi sempre il caso, che la persona che ha fortemente voluto la creazione del museo archeologico all'aperto, dopo aver fatto grandissimo sforzo di volontà e aver trascinato con grandissima volontà tantissime persone nella creazione del museo archeologico all'aperto non riesce più a gestirlo. L'altra cosa era quella di imparare dalle altre discipline. Siamo musei archeologici all'aperto, non per questo dobbiamo essere scevri da indicazioni di marketing.
Non per questo dobbiamo far finta di non dover comunicare chi siamo. Non per questo non dobbiamo tener conto della legislazione nazionale, internazionale, regionale, eccetera. Quindi non è possibile per un museo archeologico all'aperto evitare di entrare in contatto con quelle che sono le realtà, locali e soprattutto con quelli che sono i trends, sia del mercato, sia della gestione e della progettazione, per esempio. Altra cosa molto grave è che ancora non c'è una struttura per lo sviluppo di una carriera nell'ambito dei musei archeologici all'aperto. Quindi siamo proprio all'inizio, stiamo all'inizio, ma direi che con Exarch si è cercato di mettere le basi per poter fare un lavoro utile. Qua c'era un esempio relativo alla vita di una capanna, per esempio. Roland, insieme con Linda Harcombe dell'Università di Exeter, ha voluto dire com'è la vita, la nascita, la vita e la morte di una capanna. Sì, io la devo ricostruire, prima dovrò studiare come la devo fare, dovrò avere chiari quali sono le necessità che incontrano la mia ricostruzione, anzi, il mio construct. I materiali, gli strumenti, le competenze che devo mettere in campo. Una volta che l'ho creata, devo sapere se posso arredarla, equipaggiarla in qualche modo. Devo sapere se dentro la capanna devo svolgere delle attività d'inverno, d'estate, d'autunno. Come la uso questa capanna? Che cosa serve? E la manutenzione? Sfortunatamente delle volte muoiono le capanne. Perché faccio vedere questa slide? Perché ogni singolo punto deve essere attentamente valutato e questo Exarch lo mette molto bene in chiaro quando fa l'analisi dei musei archeologici all'aperto per tenere presenti quelli che sono i problemi non soltanto dell'oggi, ma nella lunga durata. Quindi, per esempio, la manutenzione usualmente è un punto un po' dolente delle ricreazioni che vengono fatte in museo. Quando si parla del valore aggiunto alla scienza che può dare un museo archeologico all'aperto, certe volte si rischia di cadere nel paradosso del se è nato prima l'uovo o la gallina, perché in realtà abbiamo visto potrebbe essere un ciclo, potrebbe o non potrebbe. Delle volte capita che si reinventa la ruota, come dice Roland. A me piace più dire che si reinventa l'acqua calda. Cioè, se non è stata fatta una sufficiente ricerca su quelle che sono le realtà vicine o che hanno svolto dei lavori similari, si rischia effettivamente di perdere tanto tempo. Quello che può fare appunto un museo archeologico all'aperto per tornare alla scienza è quello di divulgare gli esperimenti che si fanno, quindi fornirsi di uno strumento di divulgazione. Può essere uno strumento interno, può essere un bollettino annuale, edito o online. Quello del linguaggio comune non l'abbiamo mai detto a sufficienza oggi. Bisogna essere sicuri di quello che si va dicendo, bisogna essere chiari nei termini da usare, onesti, senza nessun problema, non c'è nessuno che può, come dire, giudicare di poco valore una cosa in cui si crede. Questa è filosofia. Open access information vuol dire appunto avere un'onestà in qualsiasi cosa che avvenga. Anche se una cosa è andata male a livello del Museo Archeologico all'Aperto, il Museo Archeologico all'Aperto non si può chiudere, ma deve trarre giovamento di quanto è successo e deve dare la possibilità al pubblico di sapere. Se per esempio per un motivo tecnico non è possibile aprire il museo in una determinata occasione, è giusto che il pubblico sappia che cosa è successo. Vi faccio questi esempi pratici che sono tutti scritti nella tesi di Roland perché l'approccio pragmatico in realtà è molto importante, è molto sentito. Noi oggi abbiamo parlato molto teoricamente delle cose, ma vi faccio vedere questa slide proprio per capire che ogni cosa ha una sua applicazione pratica. Lo SWOT dei musei archeologici all'aperto, ve lo faccio vedere velocemente. Quanto viene percepito come una risorsa, come un'opportunità? Sono di combinare il nostro patrimonio culturale con quello naturale, naturalistico.
o con l'ambiente. Cioè, non è detto che un museo archeologico all'aperto che si trova in un ambito urbanistico non possa giovarsi di quella che è la storia ambientale rappresentata. E il numero due, make links with the area nearby. Non si può essere esclusivamente delle isole nel tempo, ma bisogna tenere presenti di quelli che sono sia gli ambiti culturali, quindi le varie istituzioni culturali che ci sono nel territorio, sia anche delle alternative. Vi faccio un esempio pratico. Un museo archeologico all'aperto che svolge delle attività in un territorio è bene che abbia dei legami con le attività commerciali vicine, con gli enti culturali vicini, con tutti coloro che possono giovarsi della presenza del museo archeologico all'aperto, mai chiudersi. Spero che voi abbiate capito che oggi il discorso che si sta facendo cerca di essere quel salto di cui si parlava stamattina in conferenza stampa, dall'ottica del campanile all'ottica della rete, come diceva Mannoni. Fare rete, non chiudersi. Fare rete ovviamente significa anche dover scendere a compromessi, ma direi che è possibile, non è una cosa impossibile. Tra le varie difficoltà che si incontrano è quello di vedere tante realtà diverse le une dalle altre che hanno difficoltà a comunicare, no? All'interno dei musei archeologici all'aperto. Un altro problema sono le risorse umane. Di solito non si sa tanto bene se sono operai, volontari, archeologi. È un po' difficile riuscire a gestire efficacemente un museo archeologico all'aperto se si hanno diverse tipologie di risorse umane impiegate nella stessa realtà. Sfortunatamente poi questo, siccome nei musei archeologici all'aperto si utilizza moltissimo lo strumento del volontariato, ed è uno degli ultimi temi che si sta trattando adesso in EXARC, e che a seconda delle disponibilità economiche è difficile per un museo archeologico all'aperto consentire un lavoro continuativo, molto spesso le risorse umane cambiano velocemente e questo danneggia il museo archeologico all'aperto. La comunicazione è un problema, l'abbiamo già detto 100 volte, lo ripeto. Se il modello del museo archeologico all'aperto è basato solo sui contenuti o solo sul business, è un modello che non funziona. Questo si è verificato. Cioè, se viene posto soltanto in evidenza quanto filologica è la capanna X, sì, funziona poco. Se invece si pone soltanto in evidenza il prodotto, io compro, acquisto e me ne vado, lo stesso non funziona. Quindi bisognerebbe cercare anche in questo caso di equilibrare le due possibilità. Non significa dover rinunciare al contenuto per vedere un business plan. Questa è una cosa che noi facciamo a livello di servizi, soprattutto per le cose che si devono impostare ex novo. EXARC fornisce tramite le sue competenze la possibilità di sviluppare un business plan. La founder syndrome, ve l'ho detta prima, ve l'ho raccontata prima, molto spesso c'è questo problema. Delle volte capita che musei archeologici all'aperto non siano in una corrente di turismo di massa e quindi si pongono alcuni problemi strategici per riuscire a rivalutarlo. Vi faccio l'esempio di un museo archeologico all'aperto che è collocato nelle isole Lofoten, a nord della Norvegia, e che è veramente dislocato in un posto lontanissimo da tutto e tutti. Ebbene, in questo museo sono riusciti a strutturare una rete di collaborazione con il turismo tramite crociera e sono stati pertanto in grado di fare lezione a tutti gli altri musei archeologici all'aperto sul marketing. Quindi è un problema magari non essere collocati in una zona di turismo di massa per il funzionamento del museo archeologico all'aperto, potrebbe essere una risorsa. Little understanding of their visitors, ahimè. Sì. Quello che si è potuto verificare nel corso degli anni è che molto spesso un museo archeologico all'aperto non ha interesse nel capire il proprio pubblico.
Per ovviare a questa gravissima condizione, perché ovviamente il Museo Archeologico all'Aperto, se è aperto al pubblico, ha come finalità quella di fornire un buon servizio al pubblico, se no rimane una cosa privata e va bene. È stata quella di fornire ai nostri membri uno strumento di indagine, un questionario molto semplice, chiuso, che viene illustrato sempre nella tesi di Roland, che è servito sia come strumento di studio per capire qual è il genere di pubblico che va nei musei archeologici all'aperto, sia per uno strumento di ripianificazione a seconda della richiesta. Stiamo parlando di richieste dal basso, è giusto che vengano comprese, per cui bisogna dotarsi anche di uno strumento per valutare qual è il target. Mandare avanti e mantenere un museo archeologico all'aperto è molto faticoso. È molto faticoso, bisogna riuscire a prevedere all'interno della gestione proprio pratica del museo archeologico all'aperto una serie quasi illimitata di forza lavoro. Per cui è questo, in alcuni casi, come abbiamo visto prima, l'aspetto del volontariato è fondamentale. Una delle indicazioni che vengono date sempre nell'ambito del network è quello di mettersi in relazione stretta con degli ambiti di volontariato locale, che non vuol dire sfruttare le persone, ma vuol dire mettersi in contatto con qualcuno che ha effettivamente interesse nel valorizzare il proprio territorio e che ne ha una ricaduta dal punto di vista sociale, come abbiamo visto prima, notevole. È una delle frontiere questa qui che stiamo attraversando adesso, che stiamo cercando di capire nelle modalità proprio di interazione con i volontari. Però è vero che bisogna entrare in contatto con la realtà locale e anche fare tesoro della risorsa umana che c'è. Come abbiamo visto, l'interesse di entrare fisicamente dentro il proprio patrimonio culturale e naturale è immenso. La domanda, non possiamo far finta che non ci sia, effettivamente c'è. E l'altra cosa positiva che va, diciamo, a implementare la necessità di creare un'esperienza unica per il visitatore è quella che il visitatore ha bisogno di una partecipazione attiva dell'esperienza. Prima abbiamo detto, stamattina, qualcuno ha detto, ma perché spendere i soldi per gli archeologi? In realtà il Museo Archeologico all'Aperto ci può effettivamente fornire una risposta a questa domanda. Bisogna ovviamente tenere presente che gli strumenti di valutazione di un'effettiva ricaduta economica non possono essere diretti esclusivamente alla gestione del Museo Archeologico all'Aperto, ma devono fornirsi di strumenti di indagine e di valutazioni su quanto avviene intorno, su quello che dicevo prima, l'indotto. Bisognerebbe dotarsi anche di uno strumento per cercare di misurare l'importanza di un Museo Archeologico all'Aperto, non tanto nella gestione stessa medesima degli ingressi e di quanto si guadagna con il museum shop piuttosto che con il bar, ma capire anche che genere di impatto ha sul territorio, per esempio, un evento del Museo Archeologico all'Aperto. E allora a questo punto direi che potrebbe capitare che quando si dice ma perché dovrei dare dei soldi agli archeologi, direi che conviene un po' a tutti. Grazie. Benissimo, allora adesso affrontiamo l'ultimo modulo, che è quello un pochino più creativo, dove mi piacerebbe farvi ragionare o se non altro lavorare su dei temi pratici, dopo quello che abbiamo detto in queste tre ore. E a tale ragione volevo prima di tutto farvi un
come dire, mostrarvi qualche video che non ha nessuna attinenza con il tema che abbiamo trattato, ma che tratta di concetti. In base a quelli, poi, vi darò un lavoretto da svolgere, pratico. Lavorerete, direi, a due, tranne voi che magari potete lavorare in tre. Allora, questo è un video piccolissimo. Vediamo se riesco. This joke is tired of laughing, I will go. The promise of my office soon. Il reale è irreversibile. Nessuna realtà virtuale sarà mai al pari del reale in quanto tale, poiché, essendo ripetibile, non è irreversibile. Non so se avete sentito, se si capiva cosa si diceva. Nell'ultimo video avete sentito? Avete capito cosa si diceva? Bene. Oggi abbiamo parlato di augmented reality, abbiamo parlato degli strumenti di tecnologia contemporanea, abbiamo parlato di musei archeologici all'aperto, dei vari temi che si sovrappongono in un luogo. Che ci sia un oggetto tangibile, che ci sia un'idea dietro all'oggetto tangibile, che ci sia un'esperienza che noi possiamo fare con un oggetto tangibile e che sia un'esperienza intangibile. Allora adesso, prima di lasciare, come dire, via libera alla discussione, volevo darvi un piccolo compito. Che è un esercizio, un semplicissimo esercizio di pensiero. Con Giovanna, di cui ringrazio veramente tanto l'aiuto, è stata così gentile da selezionarmi alcuni siti pugliesi che meriterebbero di essere valorizzati con un museo archeologico all'aperto. Sono diversi i siti, sono diversi a livello di contestualizzazione urbana o non urbana, sono diversi a livello di datazione, qualcuno ha resti visibili, altri no. Ognuno ha la propria importanza. Io direi che potete sceglierli, lavorate a coppie. La cosa che vi chiedo di fare è discutere tra di voi riguardo a quella che potrebbe essere la mission di un museo archeologico all'aperto che vuole valorizzare il sito e di porla in modo molto semplice, una frase, non di più. È un esercizio che è stato fatto a livello di EXARC, è un esercizio che peraltro in alcuni casi, come nel caso di Laire, che torna ancora per la quarta volta in questa lezione, ha determinato per esempio il cambio di nome. Non è più un museo archeologico all'aperto, ma è la terra delle leggende, proprio per tornare
sul racconto. Ma vi faccio fare questo compito perché proprio nel Communication Strategy, nell'ultima produzione del progetto europeo, si è visto che è molto utile per la comunicazione, quindi per la promozione di un museo archeologico all'aperto, essere rappresentati sempre, in qualsiasi mezzo, stampa, internet, banner, qualsiasi cosa, volantino, con il nome e una frase che lo connota. Più la frase è vicina alla mission, più è funzionale. Quindi questo è il primo compito che vi darei. L'altra cosa che mi piacerebbe che voi poteste fare è fare una brevissima analisi SWOT del museo archeologico all'aperto che potrebbe essere realizzato. L'analisi SWOT è una cosa abbastanza semplice. Si analizzano quattro aspetti e sono le forze, le debolezze, le opportunità e le minacce. Sono queste quattro. Ve le ricordate? Forza, debolezza, opportunità, minaccia. Mentre le forze e le opportunità sono elementi positivi, ovviamente, le debolezze e le minacce sono elementi negativi. Le forze e le debolezze fanno parte sono contenute all'interno del museo archeologico all'aperto. Le opportunità e le minacce invece sono relative a quanto esiste all'esterno del museo archeologico all'aperto. Mi fate proprio uno schema, eh? Se volete questo ve lo posso anche dare, ve lo fate girare. È una cosa molto semplice, voi conoscete il territorio, io non posso farlo. Scegliete magari il sito che più conoscete o che più vi sembra, come dire, meritevole. Discutete di qual è l'importanza del sito, quale secondo voi potrebbe essere la cosa più importante da dare al pubblico. E attenzione, ricordatevi che il pubblico potrebbe venire dalla Norvegia. Quindi cerchiamo sempre, in ogni caso, di uscire dall'ottica del campanile ed entrare in quello della rete. Ok? Se vi mettete voi tre a lavorare su Torre Guaceto? Facciamo vedere che si scelgo. Sì. E questo è lo schemino SWOT, se volete. Io lo conosco. Perfetto. Sì. Ok? Se vi serve. Tu sei a posto? Perfetto. Come siete messi? Avete tutti il sito? Ce l'avete tutti? Uno per ogni coppia, eh? Uno solo. Sì. Avete 15 minuti. 15. Thank you.
pensare a come potrebbe diventare? Sarebbe meglio selezionare un sito che non ha problemi di tutela. Chiaro, se un sito cade a pezzi, direi che la necessità primaria è quella di tenerlo in piedi. Poi può avvenire una ricostruzione, magari scegliete quello che magari è meno visibile, meno fruibile. Non so, visto che si tratta di un contesto urbano, credo di aver capito. A che punto siete? Io farei difficoltà a chiudere la lista. Dimmi. Quindi ovviamente pensate che se la finalità è quella della valorizzazione, insomma ci sono degli strumenti specifici per poterlo fare. Cioè dire che vi rimane soltanto una possibilità.
Tempo scaduto, tempo scaduto, tempo scaduto. Allora, chi è riuscito a fare tutto il lavoro in un 15 minuti? No. Male, malissimo. È impossibile. Posso? No, dicevamo, 15 minuti sono pochi. Non è detto che magari un'intuizione fulminante invece non sia effettivamente quello che serviva a quel sito per essere rappresentato in modo, come dire, esemplificativo, insomma, no? Significativo. Però 15 minuti per fare questo lavoro, io spero che voi vi siate resi conto che bisogna studiarlo molto bene. Bisogna sapere tante cose, bisogna essere vicini a quella realtà. Ma in realtà quello che a me interessava che voi faceste è proprio l'esercizio di incominciare ad inquadrare un qualsiasi sito archeologico valido per essere divulgato in questo modo nuovo che è il Museo Archeologico all'Aperto tramite quanto abbiamo detto fino adesso. Allora, come Roland sottolinea più e più volte, mai lesinare tempo nella pianificazione, discutere, parlarne, analizzare insieme le possibilità senza mai perdere di vista la meta. In realtà la mission è la cosa più importante, no? Ma delle volte ci vuole un po' per capire effettivamente cosa si vuole. Delle volte il cosa si vuole a chi si trova a che fare con i musei archeologici all'aperto è un problema, perché spesso le istituzioni che potrebbero giovarsi di un museo archeologico all'aperto non lo sanno, come delle volte capita anche per gli eventi culturali che vengono come dire, proposti a degli enti territoriali, si trovano spiazzati, non sanno che cosa farne. Quindi se volete raccontarmi, voi che siete riusciti con la frase. No, no, no. Spieghiamo. Allora, innanzitutto io dicevo, questo non è che sono degli spunti di partenza, e siccome avevamo fatto 15 minuti, avevamo messo tante delle idee che forse avevamo fatto un mese. Grazie, sì. Sì, dovrei spiegare un'altra volta. Spiegaci come in questi 15 minuti, insomma, voi avete buttato fuori tante idee. Sì, abbiamo accelerato con il processo di riflessione, di
nascita delle idee, sia per fare l'analisi SWOT che per creare la frase, che sono la frase però carina. Quello che secondo me è veramente il punto di arrivo. Intanto puoi per cortesia dirmi che sito era? Si tratta di Grotta dei Cervi a Porto Badisco vicino a Otranto. Conosco. Diciamo, un aspetto rilevante è che del 4 millennio a.C. pittogrammi e depositi archeologici legati a pratiche di culto, ma è una grotta chiusa. Bene, ok. Grotta chiusa al pubblico, non è accessibile. Uh-huh. Quindi, dov'è? La frase? La frase riassuntiva? Possiamo dire come siamo arrivati? No, velocemente? Cioè. Come vuoi. Quindi abbiamo... siamo partiti, abbiamo seguito le istruzioni, siamo partiti dalle opportunità e dalle minacce anche. Allora abbiamo visto opportunità, è una grotta che si presta per il sito in cui sta un target diverso, per esempio turisti, alle scuole, alla continuazione della ricerca archeologica, vabbè che non è target comunque. E poi abbiamo visto le minacce sono dovute alla, per esempio alla mancata sensibilizzazione, alle conseguenze che possono della mancata sensibilizzazione della popolazione, dovuta anche spesso all'insensibilità della classe dirigente. E abbiamo visto quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del sito. Punti di forza, per esempio, è l'unicità del sito e l'unicità delle pitture. I punti di debolezza sono la chiusura al pubblico, dovuta però al deperimento delle pitture. Allora abbiamo visto che i punti di debolezza potrebbero diventare punti di forza, per esempio affiancando una grotta virtuale, no? Con la tecnologia in 3D accanto ad una... un punto di debolezza, che il deperimento, cioè la chiusura al pubblico, può diventare ulteriormente un punto di forza perché c'è il fascino del misterioso, no? Quindi la curiosità che può suscitare anche il fatto che la grotta sia chiusa al pubblico. Quindi abbiamo pensato per deformazione. Per deformazione professionale mia ho pensato soprattutto ad un target così di ragazzi, di scuole, e ne ho proprio sul filo di lana, gli ho scritto questa cosa. E lo slogan era diventare grandi nella preistoria, prendendo, diciamo, dando credito, diciamo, alla interpretazione, no? Quella, diciamo, più accreditata. Sì, secondo cui nella grotta di Porto Badisco si facevano dei riti di iniziazione perché c'è la famosa, cioè la sala con le mani che probabilmente erano mai di bambini. Sì. E quindi diciamo che la mission era questa, lo stimolo alla comprensione di un fenomeno nella sì. storia. L'unico dubbio che mi viene, perché mi sembra di aver capito che grotta è quella lì, è sicuramente vero che ha un valore, diciamo, riconoscibile a livello globale, appunto quello della crescita, e secondo me avete centrato assolutamente un tema che può essere veramente rappresentativo di quel sito. Invece nel legame con il territorio, considerato che un museo archeologico all'aperto usualmente è una ricostruzione tridimensionale di un ambiente, non rientrerebbe la vostra tipologia all'interno di un museo archeologico all'aperto, però, e come voi però avete... La vieta che si, come dire, No, no, invece secondo me avete posto in luce quelle che potrebbero essere delle ricadute didattiche della valorizzazione della grotta che non si può visitare nelle scuole, quindi paradossalmente invece di portare la scolaresca lì
siete voi a portare la grotta da loro, quindi mi sembra una cosa molto positiva. Diciamo, ecco, con il museo archeologico all'aperto ha poco a che vedere, ma potrebbe essere un'attività, per esempio, da proporre in un altro museo archeologico all'aperto che si ripropone di ricostruire la vita del IV millennio avanti Cristo da quelle zone lì, come legame con la grotta di Porto Badisco. Quindi potrebbe essere sviluppata la vostra idea al di là della rappresentazione tridimensionale, che appunto non è di mia competenza, io oggi mi occupo di cose materiali che si toccano, ma potrebbe essere un'attività didattica da sviluppare e da svolgere in un museo archeologico all'aperto con tema preistoria quarto millennio. Bello, grazie. Si potrebbe riprodurre alla fine in ogni grotta, siccome ce ne abbiamo tante nel nostro territorio pugliese, si potrebbe riprodurre questo anche, non so, potenzialmente nelle grotte di Castellana, perché queste figure comunque basta proiettarle sul muro, no? Sì, sì, è assolutamente possibile che possa essere fatta un'operazione di questo genere. Io devo dire che avete posto in luce uno degli aspetti che credo anche voi avrete fatto, insomma, avete riconosciuto nell'esercizio, che è quello dell'unicità. Ne parlavo poco fa con qualcuno di voi. Come abbiamo visto prima, che come metafora un museo archeologico all'aperto rappresenta come un fiore che emerge dal territorio e che è fatto, è come se fosse vestito, questo genius loci, no, d'antico, che può essere il quarto millennio avanti Cristo, può essere il XV secolo avanti Cristo, può essere il XV secolo dopo Cristo, è comunque unico, perché nasce dall'interazione tra l'essere umano e quell'ambiente lì. Non può essere, come dire, clonato, ecco. Questo lo dico perché voi l'avete riconosciuto subito, ovviamente è un sito particolare per cui c'è ancora più importanza, ma è valido per qualsiasi altro sito archeologico che possa essere valorizzato con un museo archeologico all'aperto. Sottolineo questo fatto perché spesso a livello di marketing territoriale, se si instaura, come abbiamo visto prima, un modello prettamente di business, si tende a considerare qualsiasi altra realtà simile come un competitor, cioè, quindi una competizione, come se fossimo nella giungla, difficilmente, diciamo, si può uscire da questo impasse, perché se c'è una competizione basata sulla vendita del servizio, si castra anche la ricerca, perché si tende a non voler più divulgare. Io non divulgo perché sennò mi copiano. Avete presente questo ragionamento? Benissimo, è gravissima questa cosa, perché sì, ci stiamo occupando di cultura, di ricerca. Io credo che quello dell'unicità deve essere per forza uno dei valori indiscutibili del museo archeologico all'aperto, ed è proprio sull'unicità che conviene, perché uno poi può scegliere di fare come fanno tutti gli altri, però conviene investire proprio nella scoperta, nella determinazione di cosa rende peculiare rispetto ad altri siti magari coevi, quella determinata area archeologica o sito archeologico. Voi? Grazie comunque, grazie mille. Noi abbiamo Torre Guaceto Scogli di Apani, ed è il posto dove lavoriamo, quindi cadiamo proprio a fagiolo lì. Allora, non siamo riusciti a trovare delle minacce, sicuramente ce ne sono, però va capito bene qual è la reale minaccia. Punti di forza sono la presenza della riserva naturale, che è anche il nostro carattere distintivo, il flusso turistico già presente, consolidato e strutturato a seconda anche della stagione, quindi ci sono presenze anche nelle quattro stagioni, sono di tipo diverso, però insomma il flusso dei visitatori, dei turisti, dei fruitori è costante, strutturato. La presenza a Guaceto dell'università, quindi un gruppo di ricerca attivo che può garantire la ricerca, quindi l'archeologia sperimentale come ricerca scientifica.
debolezza e l'inesperienza dei professionisti che lavorerebbero lì, cioè di noi per primi che dal basso abbiamo chiesto di fare questo laboratorio per poter imparare, perché noi veniamo dal mondo della ricerca universitaria, però non possiamo improvvisarci, no? Professionisti all'interno anche del Museo Open Air, li conosciamo, stiamo imparando a conoscerli, però vogliamo imparare alcune cose. O comunque contattare persone che sanno già farlo e che possono aiutarci a strutturarlo, a lavorarci, a lavorare insieme. Debolezza è anche un contesto economico, cioè non siamo in una regione ricca, economicamente ricca, che può supportare progetti, finanziamenti, non siamo in Emilia Romagna, in Trentino, in Friuli, in Germania, insomma siamo in un altro contesto, quindi dobbiamo un po' far fatica a trovare dei contesti economici, per quanto essendo in una riserva strutturata come Guaceto, le progettazioni in cui inserirci non mancano. Bene. Le opportunità, come dicevi tu, come dicevano loro, è l'originalità nel territorio di una realtà come questa, cioè i siti Scogli di Apani e Guaceto strutturati come riproposti come museo open air sarebbero originali nel territorio e originali anche perché a livello di vicini di casa, insomma, i nostri competitor non sono né di quel livello né di quel, no, di quello, aiutami lì. I nostri concorrenti, insomma, non sono su questo stesso percorso, sono dei parchi a metà strada tra il ludico e il parco archeologico, però non sono strutturati in questo modo. Le minacce dobbiamo capirle, te lo diciamo in un altro momento, e la nostra frase, che è quella che un po' su cui stiamo lavorando, cioè che è quella che ci ritorna spesso quando parliamo di Guaceto, è il paesaggio come museo, oppure paesaggi culturali attivi, qualcosa del genere. Paesaggio e museo, su questi termini stiamo lavorando come comunicazione. La minaccia? Non lo so. Non so se dovesse affondare la nave, porta l'olio. No. Sarebbe una minaccia per la riserva, ma non per il parco Open Air. Cioè per la riserva, sì. Se ci sbocca il gasdotto, sì. Però diciamo come vita del parco Open Air non credo che venga minacciato. Sì, questo la mancanza di fondi. Diciamo la struttura. Allora, è un tema molto importante questo della sopravvivenza economica di un museo open air. È un tema che è stato trattato profusamente sempre da Roland nella sua analisi e ha avuto modo di verificare che è quasi impossibile per un museo archeologico open air sostenersi esclusivamente con le proprie forze. Però è anche vero che, appunto, considerato che si tratta di un valore aggiunto al territorio, le fonti ingresso economico che possono essere dirette, si deve anche cercare di capire se strategicamente ce ne sono disponibili fuori dai soliti contesti che vengono usualmente utilizzati e che magari sono saturi oppure sono esauriti. E poi bisogna anche cercare di far valutare la positività dell'esistenza di un museo archeologico all'aperto, come dicevo prima, sull'indotto territoriale. Quindi fornire eventualmente alle amministrazioni che potrebbero essere una fonte di introito per il vostro museo open air, gli strumenti per valutare l'importanza di un sito in quel luogo.
Eh sì, è una cosa abbastanza grave, non ti nascondo che a livello proprio di musei archeologici all'aperto sono pochissimi quelli che riescono a andare avanti con un bilancio discreto senza usufruire costantemente di un aiuto esterno, è vero. Comunque molto bene il lavoro che avete fatto, molto interessante, il sito è meraviglioso, meriterebbe davvero di avere un museo open air. L'unica cosa che io mi sento di dire in questo contesto è che a mio vedere è molto utile riuscire ad avere un legame di qualsiasi genere, poi bisogna capire in che modo, però con la popolazione che abita lì. Credo che dovrebbe essere il pubblico ideale, dovrebbe essere il pubblico ideale. Coinvolgerlo in qualche modo, far capire che comunque è una realtà che non è soltanto per chi si occupa di archeologia, ma è per chi lo vuole fruire. Quindi anche lì, secondo me, il target, come loro dicevano prima, hanno stabilito, no? Hanno stabilito un target di utilizzo, no? Di fruizione, di quello che poteva derivare dalla grotta. Anche voi, secondo me, potreste fare una cernita di quelli che secondo voi potrebbero essere i target su cui volete lavorare a livello di pubblico e stabilire poi una strategia adeguata, visto che siete come dire, in modalità di creazione del museo, di stabilire magari un'offerta variegata, che è una cosa che di solito si consiglia sempre a tutti i musei archeologici all'aperto, mai fare una cosa sola, cercare di differenziare l'offerta a seconda appunto della diversità del pubblico. Io vedo che funzionano molto bene le realtà che hanno costruito proprio un legame stabile e proficuo, che poi non vuol dire che sia un legame pulito, che vanno tutti d'accordo, eh? Una relazione spesso è una relazione conflittuale, insomma, però una relazione comunque col territorio e gli abitanti del luogo. Comunque grazie, molto bene. Voi? Noi siamo a Brindisi, centro messapico e municipio romano, VII secolo a.C., III a.C., II d.C., tracciati viari, resti di edifici pubblici e privati, tombe, dati di scavo, sì, resi visibili in loco, sì o no? Allora, noi abbiamo avuto, diciamo, prioritariamente delle difficoltà a individuare proprio il sito, perché quelli che siamo andati a individuare o sono in decadenza o sono stati coperti. Non Quindi non sono visibili. Alcuni sono visibili, o se crollano, sono altri visibili, sono. sono visibilmente in decadenza, Ok. con vergogna da parte nostra, anche come cittadini. Quindi abbiamo scelto quello che. Io non sono del settore, però penso sia comunque un bene monumentale, considerato bene monumentale più che diciamo scavo, che è il castello di terra, il castello Svevo. Siccome abbiamo perso un po' di tempo a concentrarci sull'individuazione del sito, abbiamo individuato alcuni punti di forza, semplicemente che sono innanzitutto la fruibilità, l'accessibilità, che è cosa da poco perché molti dei nostri siti, dei nostri beni monumentali, archeologici non sono fruibili, nonostante magari siano in buone condizioni, quindi Certo. non è una cosa molto scontata. E come punto di forza è quello che si potrebbe pensare ad una riutilizzazione, una riabilitazione della struttura rispetto alla destinazione d'uso degli ambienti, quindi c'è un'armeria, diversi altri ambienti che io non conosco precisamente, che però sono appunto funzionali alla struttura stessa e che allo stesso tempo rendono, cioè, il sito prescelto è unico anche. Volendo ritornare sul discorso dell'unicità, è un'opportunità, è quella che si inserisce in un percorso che è quello federiciano, che quindi si raccorda sul territorio ad altri siti che abbiamo, che sono presenti sul territorio più vicino. Io penso che una delle minacce potrebbe essere, anche se in questi giorni abbiamo imparato nello scorso laboratorio a pensare out of the box,
purtroppo quello istituzionale, nel senso che la gestione è una gestione militare e quindi la fruibilità in realtà potrebbe non essere sempre costante, consentita. Beh, bene, che bello. Certo, in questo caso, avendo un esempio di contesto urbano, cambiano completamente i modi di inquadrare il problema. Non è per questo detto che non valga la pena, assolutamente, poi in più non c'è bisogno di ricostruire niente, in questo caso quindi non sarebbe un museo archeologico all'aperto, anche in questo caso, perché comunque non ci sono ricostruzioni tridimensionali, ma la ricreazione di un ambiente interno, e io qui, insomma, come gli strumenti che si usano a livello di archeologia, musei archeologici all'aperto, ce n'è uno solo che potreste utilizzare a livello di divulgazione, che è quella della Living History. Quindi potrebbe essere sostanzialmente un ambiente animato, diciamo, che possa coinvolgere il visitatore in un'attività coinvolgente, no? Quindi lo vedo più, ecco, orientato su questo genere di divulgazione, ovviamente, considerate le caratteristiche fisiche che sono quelle che sono. Esatto. Chiaro, sull'accessibilità... Fortunatamente non si può fare più di tanto, insomma. Comunque, bene che avete scelto queste tre tipologie, perché comunque sono diverse, e spero che abbiate capito che il discorso va adattato, non è un discorso che può valere per qualsiasi sito archeologico, ognuno ha la sua vocazione, ognuno ha la sua finalità, quindi è importante per chi si approccia adesso alla progettazione di un qualsiasi elemento che possa rientrare all'interno del museo archeologico all'aperto, tenere presente quelle che sono le condizioni necessarie e sufficienti e poi della condizione locale. Una cosa che ho detto stamattina, ripeto oggi perché ovviamente in lezione non l'ho detta, il museo archeologico all'aperto, come lo intende EXARC, oltre ad avere quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, quindi le ricostruzioni tridimensionali architettoniche basate sui reperti archeologici, collezione di cultura intangibile, quindi tutto quello che abbiamo visto prima, dalle tecniche antiche allo storytelling, qualsiasi altra cosa che voi possiate immaginare a livello intangibile, è anche quella di essere gestito come un museo. Deve essere un ente no profit permanente. Vuol dire che ci deve essere qualcuno che lo gestisce. Non è un unicum, non è un arredo urbano. Abbiamo visto prima Fidene è un arredo urbano, può avere anche una ricaduta notevole dal punto di vista archeologico e sociale, no? Però non essendo gestito non rientra in quelle che sono le caratteristiche di EXARC. EXARC però può dare una mano anche, per esempio, come in questo caso, no? Se si vuole valorizzare un qualche monumento esistente, idee anche su come e che cosa si potrebbe svolgere, oppure nel caso di un sito che è irraggiungibile, non è visitabile, ma ha un valore eccezionale a livello di storia del territorio, dare la possibilità di strutturare appunto un'idea che possa valorizzarlo nelle scuole. Ecco, io vorrei che voi capiste che l'esercizio è stato fatto proprio per cercare di farvi capire la risorsa di EXARC e che è a vostra disposizione. Adesso, se avete domande che vi erano venute in mente prima, sì. Allora va bene. Allora grazie di tutto del vostro tempo, siete stati molto 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 bravi. Arrivederci.